La sedicesima giornata del campionato di Serie D porta al Mimorende la capolista, il Palermo di mister Pergolizzi. La compagine rosa è accolta da una cornice di pubblico imponente, impreziosita dalla curva sud al completo e da un nutrito gruppo di tifosi siciliani. Agli ordini del signor Rinaldi di Bassano del Grappa, alle 14.34 in punto le due formazioni danno inizio alle ostilità. Al minuto 11 la Ragione prova il destro dal limite deviato in angolo da Crivello. Al tredicesimo è ancora il numero 9 rossonero ad impegnare Pelagotti con un destro dai 20 metri. Al quindicesimo Felici trova la deviazione in angolo di Ferrante sul destro da buona posizione. Al diciassettesimo, su azione d'angolo, il colpo di testa di De Pace trova Pelagotti sulla traiettoria. Al ventesimo il tiro di Cangemi non trova lo specchio della porta. Al ventinovesimo la svolta del match. Ricciardo prolunga di testa verso Aiolfi, Ferrante in notevole vantaggio non spazza via, come un fulmine Felici arriva da dietro, anticipa Ferrante e poi si lascia cadere. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. A noi invece più di un dubbio viene, perché Ferrante non tocca il numero 75 siciliano, tirando addirittura indietro la propria gamba. Dagli 11 metri Ricciardo non sbaglia, il Palermo va in vantaggio non senza polemiche per il rigore concesso a nostro avviso con una certa sufficienza. Al 33esimo gli ospiti attaccano dalla fascia destra, il cross in mezzo per Ricciardo è fermato dalla difesa rossonera, i siciliani chiedono ancora il calcio di rigore, l'arbitro lascia correre. Al 35esimo Cragia ha sul destro la palla del raddoppio ma trova pronto alla parata uno strepitoso Aiolfi. Si chiude così il primo tempo con i padroni di casa sotto di un gol. Nella ripresa la capolista vuole chiudere la partita, al quarto minuto Ficarotta si invola sulla destra, il tiro cross trova Aiolfi sulla traiettoria. Al decimo i padroni di casa attaccano dalla fascia destra, Barillaro per Consiglio che perde il tempo per la battuta a rete. Al dodicesimo azione caparbia di Domenico La Ragione, il numero 9 fa tutto bene ma tarda il tiro, recupera la difesa siciliana. Al tredicesimo Felici va via in contropiede, il destro all'interno dell'area rossonera finisce alto sulla traversa. Al ventiquattresimo Ficarotti carica il sinistro dal limite, Aiolfi neutralizza. Per oltre 20 minuti non succede nulla di rilevante, nel finale di tempo un tiro di Felici al 42esimo trova Aiolfi ben piazzato. Al 44esimo un ultimo assalto da parte dei rossoneri che non trovano lo specchio della porta. Finisce così 1-0 per i siciliani, il Castrovillari esce a testa altissima. Ma io sono contento della squadra perché comunque se l'è giocata apertamente contro la capolista, una squadra che è destinata a vincere il campionato. L'ha dimostrato anche sapendo soffrire perché a volte può essere anche non bello, non spettacolare, però porti punti a casa. E oggi il Palermo è stato bravo in questo. È normale che noi abbiamo rischiato, comunque dovevamo rischiare un pochettino e qualche ripartenza, siamo stati bravi nel cercare di tamponare dei giocatori che comunque hanno tante esperienze e tanta velocità, come Ricciardo, stesso Felici, che comunque ci hanno gamba, ci siamo scoperti. Però, ripeto, la squadra ha tenuto bene il campo, ha avuto una grandissima personalità. Magari a volte la troppa giovane età nei momenti decisivi non è stata lucida nel concretizzare, però ci sta. Noi, questa è una partita che serve per l'autostima, per riscattare gli ultimi 6 minuti di Corigliano, perché io ci tengo a precisare che questa squadra fino adesso ha sbagliato gli ultimi 6 minuti, che poi andiamo a sindacare gli episodi che non mi permetto, perché quando è stata presa una decisione anche come oggi è inutile che ne parliamo, quindi onore a Palermo, onore soprattutto ai miei giocatori che comunque hanno ben figurato, penso che questo è evidente, è stato evidente. Penso. Credo che un primo tempo equilibrato, a parte il rigore che c'era e poi abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0, non l'abbiamo fatto, e poi nel secondo tempo credo che ci sia stato molto equilibrio dove noi potevamo fare un altro gol ma non abbiamo più rischiato, quindi poi alla fine se vediamo le occasioni da gol penso che la vittoria ci possa essere, anche se non abbiamo fatto come al solito, siccome io non sono molto contento spesso dobbiamo migliorarci molto molto molto. E un applauso anche al Castrovillari perché è una squadra che gioca a calcio, una squadra che
che corre di giovani interessanti.